un po' di emozione, proprio la sala è piena, un po' di stress, su due minuti piena, e la risolviamo. Ci sta. E Valerio Fissolo, una storia di questa ennesima concept car, ennesimo contenuto social. Ringrazio buon Andrea per avermi distrutto la presentazione che avevo in testa. Parlerò un po' di social, parlerò della mia esperienza, di come li ho vissuti, di cosa faccio con Blender da svariati anni, e mi rendo conto che c'è anche qualcuno che va a strutturare, non compiere questa esperienza, quindi ti fa capire che non tutto capita per caso. Ci sono un sacco di Formula 1, formule elettriche, caschi, tutto legato al mondo del motorsport, quindi oggi vi parlerò di concept car legate al mondo della Formula 1. Parto, come si usa questo? Così. Parto un po' tanto indietro. Parto dal 2004, un esempio, tante cose sono successe nel 2004, tra cui il settimo ultimo mondiale di Schumacher. Così per contestualizzare, per dire che io nel frattempo mi accingevo a scaricare la prima versione di Blender 2.35, l'ho riconosciuta solo per questo splash screen fatto di cubetti che ricordo che ho provato ai tempi di università a replicare. Dall'epoca sono successe, manca una slide, no, vabbè, improvvisamente. Mancano delle slide intramezzo, ma immaginatele, perché nel frattempo sono successe in questi 20 anni un sacco di cose, tra cui ho iniziato a lavorare seriamente, sempre con Blender, questa faida infinita, soprattutto attorno al 2010, quando Freddy Studio Max era inamovibile dal mondo della computer grafica. Ho iniziato a intrufolarmi con questo software davvero di bassissimo livello, che però pian piano, grazie anche a tutti quanti, anche a voi che siete qua, non me ne rendete conto, ma siamo riusciti a portare a un livello decisamente interessante. Fino a, facciamo un passo lunghissimo, al 2020. Nel 2020 sono successe altre cose davvero spiacevoli ma interessanti, tra cui avere un sacco di tempo libero. Chiuso la sera dentro la mia stanza e come occupo il tempo imparando Blender 2.8, perché nel frattempo è iniziato un mondo consulenze fatto di team, di colleghi che utilizzano Blender, di crescita, di seniorship, quindi di diventare a un livello per cui Blender non lo utilizzavo più. Quindi mi sono chiuso in casa, avevo tempo, ho detto adesso ritorno a imparare Blender, perché sono un po' di anni che mi manca qualche pezzettino. E l'ho fatto unendo una passione che avevo, quella dei motori, quella della Formula 1, cosa che in quel tempo, non so perché, non seguivo, mi annoiava la Formula 1, però quella sera mi sono svegliato, faccio un giretto sul web e trovo questi nuovi modelli di Formula 1 che sarebbero poi usciti nel 2021, nonché poi causa Covid nel 2022, tutti delle istruzioni tecniche per costruire la tua bellissima nuova vettura di Formula 1. Provo a leggere 70 pagine di regolamento, mi fermo alla seconda e dico non fa per me, quindi tutto quello che riguarda fluidodinamica, aerodinamica, ingegneria dell'autoveicolo non c'entra con questa presentazione, quindi tutto casuale, tutto visivo, tutto frutto del piacere di quelle serate un pochino noiose durante il Covid. Sono arrivato quindi nel circa autunno, poi perché ci ho messo un pochino a concepire queste idee da marzo, aprile, nell'autunno, ho deciso, e adesso vi racconterò anche perché, di trasformare questa mia passione in un'impresa, e questo è un passo abbastanza importante. Sono uscito sui social dopo notti, mesi forse, se non ricordo male, con questo... questa era la slide non si c'è. No, almeno mi risetto anche per quello che devo dire dopo. Sono uscito con questo concept di una vettura che all'epoca non esistevano, perché c'erano ancora le vetture in stile 2019-2020. Questa, diciamo, che assomiglia di più a quelle che appunto sono delle qualifiche che ci sono in questo momento in pista. Non c'erano ancora tutte queste forme, quindi questo alettone strambo, tutti questi flap, questa costruzione del corpo della vettura
me la sono inventata sulla base di non so che cosa, però ho iniziato ad aggiungere dettagli, rivetti, bulloni. Questa macchina non sta in piedi, probabilmente non sterza neanche, però è bella, l'ho renderizzata, ho fatto un pochino di concept sulla livrea, fino addirittura a mettere sui piloti e a trovarmela poi sulla Gazzetta dello Sport, a dire sarà questa la vettura, la Ferrari del 2021, senza nessuna citazione, però sapete quel numero, a me manca, quindi me lo... Facciamo una fotocopia! Vediamo se la taglia è giusta. Qui... Andrea, arriviamo a questo punto. Pubblico sui vari social, tra cui Italia, 3D c'era ancora, adesso 3D non ci sono per caso. No, c'era Shark. Blender, Artist, come si chiama? Vabbè, tanti, tantissimi, ArtStation. Il risultato è che nessuno gli fregava niente delle mie notti insonne passate sui social. Tra l'altro, nel Vita Automotive, il mio modello era decisamente di livello mediocre, perché si vedono dei risultati con un realismo molto più elevato, e la conseguenza è che io, grazie a questo bellissimo modello, continuavo a non mangiare, quindi questa cosa mi infastidiva un pochino. Però ho detto, ci sarà qualcosa di buono in tutto questo, e ora non ricordo che slide. Ho capito, che cosa ho capito? Che prendendo il tempo, quello di cui vi raccontava, mi mettete di quale slide, Andrea, no? Così faccio il paragone. Prendendo il tempo di cui parlavamo prima, ho capito che davvero c'era qualcosa di buono in quello che andavo a pubblicare, perché ho scoperto che su Instagram, anche qua, altra piccola parentesi, poi quando mancano 5 minuti me lo dici. Sì, 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 ci penso io. Ho capito che in tutto questo marasma di contenuti, informazioni che ho buttato sui social, tra cui LinkedIn, Instagram, Facebook e qualcos'altro, non mi ricordo, ho fatto un po' di scrematura e ho capito che Instagram era l'unico punto in cui io riuscivo ad avere un po' di comunicazione con, e a farmi notare da qualcuno. E quindi ho fatto la prima scrematura. All'interno di questo mondo vado ad analizzare un pochino chi mi seguiva e ho scoperto che la maggior parte dei miei follower erano legati al mondo della grafica di livrea, appunto delle macchine della Formula 1, ma del motorsport in generale. Quindi attenzione, ho alzato un pochino l'antenna e ho detto, perché non facciamo un bel template per questi grafici che sono bravissimi, ma lo sanno fare solo ed esclusivamente con Photoshop. Quindi quando hanno visto un modello 3D, hanno iniziato a chiedermi, mi passo per un modello 3D, e ho detto, mi dai 2 soldini, pochi, però se in tanti mi danno pochi soldini, io magari riesco a fare qualcosa e comprare i biscotti. E così è stato, no? Quindi ho iniziato col modello, questo qua, un po' poi rivisitato, perché nel frattempo sono uscite le vetture vere, e quindi subito gli hater, no, a dirmi, ma il tuo modello non è uguale alla Ferrari che è uscita da te, lo so, il mio modello l'ho fatto un anno prima, quindi adesso vado a ritoccare un pochino e lo metto a posto, l'ho fatto assomigliare a una Formula 1 vera. Poi arrivano i primi lavori, altro discorso, tema del sì, ma perché ho tanti follower? Ho tanti follower perché mi faccio notare, e arriva un team di Formula E e mi dice, io avrei bisogno di un modello di Formula E per disegnare la mia livrea, e vai, allora fai il primo progetto, che è un progetto client, ti danno 2 soldi in più e poi gli dici sì, però aspetta un attimo, perché questo progetto di prima ha funzionato, quindi tu mi dai un pochino di soldi, ti faccio uno sconticino, però io poi lo prendo e lo metto su Marketplace. Quindi questo è svelato il mio grandissimo business. Poi designer di caschi, poi ho iniziato con altri tipi di vetture, c'è una storica, va un pochino avanti la pagina, non troppo, perché poi bisogna avere il tempo per riuscire a fare dei contenuti di questo genere. Ma, fatto questo, funziona, ogni tanto tiri fuori il prodotto, e da qui la mia domanda di prima, no? Magari tra un prodotto e l'altro, ormai passano 3 mesi, 6 mesi, un anno, nel frattempo cosa faccio? La gente si dimentica di me, perché non mi faccio sentire, e quindi sono amichetto stronzo, quindi tanto ti suona la porta e dice vuoi uscire? E io dico no, non esco perché sono 6 mesi che non ti fai sentire, adesso sono impegnato a seguire altre persone. Quindi ho dovuto occupare questo tempo facendo in modo che la mia, chiamiamola fan base, mi seguisse anche durante l'uscita
di un prodotto e l'altro, no? Quindi mi devo ricordare al mio pubblico che esisto. Come lo faccio? Non adesso sto scherzando, ma in realtà il mio business è completamente inverso, quello di dire voglio venderti dei prodotti o dei servizi. Il mio business è quello di ispirare le persone che mi seguono per incitarle ovviamente a fare di più. Spero a fare anche meglio di me, perché la maggior parte dei render che si vedono sulle varie pagine social sono nettamente più belli dei miei, ho visto dei progetti assurdi. E quindi nascono progetti estemporanei come questo, in cui stacco una ruota, non ce l'auguro ma non importa, così continuo a parlarci sopra. Stacco una ruota, inizio a farla girare in loop, e con una scena semplicissima di Blender faccio passare due o tre piani messi di sopra, creo un contenuto e nell'arco della mia serata, per cui tendenzialmente quando ho iniziato a fare questo lavoro lo facevo la sera, un pochino a tempo perso, creo un contenuto che crea interesse, ispira gli altri, qualche cliente magari ritorna, dice mi è piaciuto come hai interpretato quel video lì, mi servirebbe il contenuto per il prossimo Gran Premio, quindi si iniziano a lavorare, quindi da una base diciamo scherzosa fatta per intrattenere il pubblico si arriva poi a portare a casa qualche contatto. Un altro esempio, sembrano molto complessi ma io ve ne parlerò poi nell'ultima parte, quando creo un contenuto sul social il mio obiettivo solitamente è di andare a dormire felice e svegliarmi un mattino dopo con il contenuto pubblicato, quindi se non riesco a creare un contenuto nell'arco della giornata lavorativa è difficile che il giorno dopo io abbia la grinta o la voglia di riaprire quel progetto e ritornare. Quindi ovviamente la qualità non può essere elevatissima, faccio un riciclo, come avete visto la ruota, il volante disumano di tutti gli asset che ho già a disposizione, questo è un esempio di autofoam 3D, quindi un piano camera fissa, un effetto di prospettiva dettato dal punto di vista dell'utente, questo volante che si anima grazie a uno strumento sofisticatissimo che si chiama Random, di proporzionale, quindi spostando un pochino il cursore, facendo comparire le cose sfalsate a livello temporale, sono riuscito a fare questa piccola animazione. Un'esplosione di coriandoli e via, il contenuto è stato generato. Ma arriviamo al succo di questa presentazione, che vuole essere questo tipo di progetto. Tra i tanti contenuti che ho creato, mi sono reso conto a un certo punto di non essere un bravo designer di livree, come invece lo sono molti altri, ma uno ci prova, no? Ho avuto l'intuizione di fare questo progetto che tra l'altro è piaciuto e sto iniziando a fare la versione 2.0 di vetture di Formula 1 nuove, chiamiamole così, ma ispirate al passato, una sorta di resto mod di vetture di Formula 1. Ho preso forse le 4 più iconiche, adesso inizia a diventare difficile trovarne altre 4, una, due le trovate, adesso sto lavorando sulle altre 2. Ovviamente se io non partissi sulla base del mio modello che potete acquistare prendo quel modello lì, smonto le ruote, ne monto di nuovo, le duplico, attacco due sticker e nell'arco di poche ore riesco a creare un contenuto di questo genere. Poi prendo una camera, la faccio passare un pochino a caso e a tempo di musica sulla mia vettura, vado a animare un pochino il passaggio di luce, anche perché in questa scena di lighting ce n'è ben poco, c'è un'area light che mi dà un po' di luce di fondo e poi una lama di luce che passa sulla carrozzeria, un po' di keyframe in sequenza e il contenuto social renderizzato in ID, questo? Il contenuto social probabilmente per fare questo ho impiegato dalle 4 alle 6 ore, non di più. La parte più difficile è stata incastrare le 4 ruote davanti che non ci stavano. E quello sono spezzato. Sì, assolutamente. Non si vede, ho preso anche un po' il musetto, tirato un po'. Questa l'avete già vista.
infatti non volevo scrivere questo, volevo scrivere come si fa a fare un contenuto in 4 ore. Ve l'ho già spoilerato un pochino, ma ho preparato per la Blender Conference Italia del 2024 questo nuovo progetto, che è un'auto assurda che non aveva senso di esistere all'epoca, e io l'ho voluta riportare alla luce. È un'auto che su 7 gare è arrivata a fine corsa un paio di volte forse, e non ha mai fatto punti. È un'auto bellissima, dorata, con uno sponsor della birra, e mi piace un sacco. E qual è il processo che mi porta a creare un contenuto come quello, a partire poi alla fine da un'idea stupida, no? Che è un'immagine trovata sul web di questa vettura. Innanzitutto uno studio, mi piace andarmi a informare sulla storia di questa vettura. Se so queste due cacatine perché sono andate a leggerle, mi sono informato un pochino. Si fa una bella mood board, perché bisogna studiarla in tutte le sue angolazioni. Si ha la fortuna a volte di trovare del materiale un po' più interessante, più ovviamente della tir da 7 ruote, anche chi non è magari esperto l'avrà già vista in qualche salsa. Questa probabilmente è già una lettura che si nota un po' di meno, quindi trovare delle fotografie che siano interessanti diventa un po' più difficile, però una piccola mood board sono riuscito a crearla, e quindi passo il mio quarto d'ora ad analizzare le immagini e capire di cogliere il perché diventa poi iconica una lettura come questa. E il primo motivo per cui stavo per decidere di tornare indietro è che questa vettura non ha un alettone anteriore. E al giorno d'oggi va bene spararla grossa, però fare una vettura di Formula 1 senza una parte aerodinamica frontale diventa un po' difficile, quindi ho poi colto un dettaglio molto piccolo, questo qua, in cui mi sembrava, poi non è proprio così, che in realtà questo alettone ci fosse, ma fosse un pochino nascosto tra le ruote. Allora ho detto ok, si può fare. Parto quindi dal mio modello originale, quindi questo è quello che ho concepito come template. Tutta la parte, diciamo, disegnata si può tirar via come una tovaglia, metterla su Photoshop, disegnarla e poi reinserirla sotto il modello 3D. Questa cosa la sa fare praticamente qualunque grafico, non c'è bisogno di essere un esperto in Blender. Poi si schiaccia un bottone che è C2 CTRL F12, si fa partire un'animazione che è già impostata nel template, che mi dà 8 rendering, e quindi il grafico è bello contento perché ha fatto dei render in 3D senza saper usare un software. E io però voglio divertirmi un po' di più, e quindi inizio a fare una sorta di block out su questo modello, e cerco di con delle superfici molto sporche di andare a concepire quelli che sono le forme, diciamo, principali della vettura, per portare la Formula 1 attuale a quella che potrebbe essere un incrocio con questa Formula 1 storica. Quindi ho preso questo musetto che, invece di tirarlo, l'ho schiacciato completamente all'interno della vettura, e poi l'idea era di giocare con i materiali, che poi il passaggio successivo non è una modellazione precisa. Partito dal block out, inizio poi a ammorbidire un pochino le superfici, aggiungere un minimo di dettaglio, ma il grosso di questo lavoro non è dato dalla precisione del modello, ma dall'insieme coerente di tutte quante le parti. Quindi ho preso questo musetto, l'ho spinto all'interno delle ruote, e poi ho giocato con i colori, quindi col contrasto tra carbonio e la parte colorata della carrozzeria, per, diciamo, nascondere quello che c'è ma non si deve vedere. Questa alla fine è la forma. Poi ovviamente questo fascione laterale, che va a coprire un pochino, va a contrastare tutte le forme attuali aerodinamiche, che restano però all'interno della vettura, si vedranno poi dei render dall'alto. Inizio a faccio così adesso a lavorare con un minimo di texture, il minimo indispensabile, anche perché poi dovrei abbrappare tutto quanto, ma ho lasciato tutta la parte, diciamo, principale dorata, e poi volevo lavorare sul contrasto con la texture
della parte superiore. Il problema è che non ho fatto un unwrap e quindi tutta questa zona attorno all'abitacolo era completamente cosparsa, diciamo, di una forma non ben definita nera. Non si vede, ma sono andato a costruire sopra un altro piano dorato che mi coprisse quella cosa lì. Quindi non c'è tecnicismo, tutto l'occhio è rivolto, diciamo, al risultato finale. A seguito di questa parte creo un bell'atlas con tutti gli sticker, con tutti gli sponsor, li vado ad applicare con uno shrink wrap sulle varie parti della vettura e tendenzialmente questo è il risultato finale di aver giocato appunto con un po' di elementi. Premo lo stesso setup che avevo già preimpostato per la vettura precedente, che va a realizzare appunto questa serie di 8 render, quindi chi lo fa a casa per visualizzare la grafica vedrà questo tipo di risultato con la sua grafica applicata. Chi invece è un po' più bravo e sa utilizzare Blender, prende il mio setup di luci, lo butta via, probabilmente va a ritoccare i materiali e crea dei render un po' più avanzati, però si vedono su e girano appunto sul web entrambi i casi. Qui si vede abbastanza bene il contrasto che volevo dare tra questo musetto che sembra quasi senza parte aerodinamica e in realtà tutti i flap nascosti di carbonio tra le due ruote. Ecco, qui dall'alto si nota un po' di più le paratie che vanno a entrare, portano flussi d'aria sotto la vettura. A livello di modellazione non sono mai andato a toccare il corpo centrale della vettura, ma qua si vedono un pochino i difetti, sono andato ad aggiungere la parte posteriore perché ero troppo pigro, volevo andare a dormire probabilmente, ma come in questo caso invece dove ho lavorato un pochino meglio ho utilizzato il trasferimento di normali dalla superficie sotto a una fascia di poligoni laterale, quindi sono riuscito in qualche punto a non rendere troppo grezza questa superficie, ma fare in modo che almeno in rendering non si veda. Ecco, questo è il bel taccone, pensavo si vedesse di meno, invece si vede molto, che sono andato a mettere per coprire il... Posso farti una domanda? Assolutamente, sì. Bellissimi modelli, ben renderizzati, e nulla da dire. Ti chiedo solo una cosa, ti sei mai riferito a un controllo aerodinamico di quello che stai facendo? Cioè, nel senso che non abbiamo a disposizione una galleria del vento, però se ti posso dare un assist, no, nel mio piccolo, a scuola da noi facendo qualche brutta carrozzeria, riferita a questi non hanno paragoni, molto più basilari, abbiamo utilizzato un software che allora faceva parte di un pacchetto, diciamo commerciale, era dell'Autodesk, era CFD, okay. Era Control Fluid Dynamics, e questo ti permetteva di trasferire da questo al programma stesso e di verificare i filetti fluidi, verificare le zone di turbolenza, cioè praticamente di poter migliorare il tempo reale come avere una piccola galleria, cioè te lo do come assist, però per non volere diciamo acquistare quel pacchetto lì, che poi magari non so se adesso c'è neanche più, perché è qualche anno che non l'ho più visto, ce n'è uno su FreeCAD che è un add-on per FreeCAD che si chiama sempre CFD, Control Fluid Dynamics, suo proprio, quindi open source, e permette di fare dei piccoli, non so, potrebbe essere un ti rispondo che non mi interessa, ma in realtà l'ho provato, non sono mai riuscito a utilizzarlo, e quindi la mia risposta ufficiale è che non mi interessa. Non gli interessa. Adesso rispondo seriamente. No, ma dico, grande, riuscite a usarlo, effettivamente è un po' complesso, no? È un po' complesso. Essendo io che ho avuto un po' di esperienza, cioè sono oltre che architetto, sono perito in costruzione aeronautica. Allora avevo. Chiedo una superficie chiusa, vero? Per fare la simulazione. Sì, ci vuole una superficie chiusa. E lui non c'ho voglia. Sì, bisogna. No, perché sennò i filetti
entrano dentro non riesco a... Aneddoto e risposta seria. Quando ho creato il primo concept nel 2020-21 e le vetture non esistevano ancora, mi hanno chiesto esattamente questa cosa qua. Delle testate giornalistiche che volevano anticipare un pochino i tempi hanno visto il modello, dicono che okay, è interessante. Vabbè, prima cosa mi ha detto togli quelle robe che fanno così che proprio non si possono vedere, e mi fa però sarebbe interessante avere un'analisi di fluidodinamica per capire se effettivamente ha senso questa cosa. Allora magari rimaniamo un attimo in contatto, io vedo di controllare anche questa cosa sulla certo. Perché se non sai come impostare la piccola galleria del vento non riesci a avere risultato. È una questione proprio di hai una piccola galleria del vento che non è precisa, non ti dà non fai uscire CX esatto, però nel massimo vedi dove potresti correggere. Però c'è già la questa. No, ma è bellissima. Però hai ragione te, ci vuole il volume chiuso. Sì. E soprattutto in un caso come questo, sì. In cui sono sì. 200 superfici buttate sì, a caso, sì, ci vuole un lavoro molto importante. Sì, sì. Questa appunto è la parte un minimo ci provo, ecco, nel senso a dare un senso. Ha una logica, non si capisce. Ti ringrazio, ma. Però per dire, se uno ci unisse anche un minimo di presentazione, sì. Anche con uno strumento così, certo. Diciamo, di massima, potrebbe. Sembra che ti chiamano la Ferrari o che sai. No, io non voglio più la Ferrari. Però visivamente, perché ti dà proprio il fluido, no? Sì, no, ma il concetto è assolutamente... Vabbè, di rendere ne abbiamo visti. Arriviamo alla parte di animazione, che è estremamente semplificata, sempre perché per arrivare a questo 2-3 ore di lavoro. Animazioni che riciclo, ovviamente, perché è la mia indole, quindi il risultato finale è comunque copiato da quello precedente, però ho utilizzato un sistema di animazione che anche farlo da zero è estremamente semplice. Utilizzo tre elementi principali, che sono la mia camera che collego a un target, in modo da non fare quelle cose poi della camera che si muove un po' malamente, ma con la camera che punta al target ho sempre un movimento molto, molto fluido. È un entity che gira per la scena che mi detta il focus. La timeline è estremamente simile a quella che vedete semplificata qua sotto, per cui utilizzo Blender già per fare un premontato. Se devo poi invertire o spostare delle scene, prendo questi keyframe, me li sposto un attimo e riesco a rieditare rapidamente il video finale. Però tendenzialmente faccio degli shot che durano dai 2 ai 3 secondi per andare a rappresentare varie angolazioni della mia scena. Quindi ho questi tre elementi, non c'è scritto, ma vale lo stesso discorso di questi qua. Se voglio aggiungere la luce ne aggiungo un quarto, ma al frame 1 vado a crearmi un setup, al frame 49 un altro, lascio fare a Blender l'interpolazione per creare quel piccolo spezzettone, quindi la vista del lettone. Poi mi sposto magari di 3 metri, vado sul retrotreno e faccio l'inquadratura della ruota dal 50 al 149. Poi mi risposto di nuovo davanti in un frame, quindi questi diventano dei cut netti a livello di montaggio video. E il risultato finale... Dove c'erano i numeri che passate in camera? Bay, un sacco di musichette per il molto carine e libere. L'ultimo quarto d'ora lo spendo a ascoltare Royalty Free. Ragazzi, probabilmente sì. spero di
di non restare. Se volete fare un giro, mi trovate un po' dappertutto, ma in realtà seguo solo Instagram, quindi se volete scoprire qualcosa di me, mi trovate lì dentro. Bene. Okay. Ciao.